I want to do something African. As you can see, this is the powder we do to make the fufu. I used to make the fufu mixed with this. And then here I have okra. In French, we call it gombo. And then here we have ero. I have a bit of groundnuts, and then you can see. And you have? Qua abbiamo gombo. Questo si chiama okra in gombo in francese. Si fa per fare il sugo. Preparando gombo, okra si chiama in gombo in francese. Con il sugo, un po' di arachidi. Un po' di arachidi. Abbiamo usato un po' di pomodoro. Qua c'è pollo che vado nel sugo. E qua c'è un altro legume che si chiama ero, questo lo usano. E dopo c'è questa farina, si chiama fufu. E questo, come questo, che deve fare e dopo si mangia. As you can see, I'm preparing an African dish today. This is okra, or they call it gombo fresh. You can see that. So I used a bit of groundnuts. Groundnuts and yes, the chicken already spiced. Ma questo mette in frigo? Questo mette. Questo already spiced and boiled, so I have to just put it in the soup later. This is ero, very delicious vegetable in Cameroon. Buonissimo, buonissimo. So with this, you can. Anche da dove sta mangiando? È bene continuare sempre. Come facciamo meglio? Tanto non abbiamo un impegno stasera. Boh. Io sì. Sì. Sì, è meglio continuare questa domanda in una chiamata questa qui. Si continua anche se fa un po' più tardi, che fa? Adesso sulle risate gli altri veniva. Perché questo. No, non c'è scendere. Sì, facciamo quando questo finiamo questo, mentre. Sì. Facciamo quello.